Buonasera a tutti, sono Cristina Ramundo, Product Manager di Dentsply Sirona. Sta per iniziare il webinar dal titolo La scansione intraorale, chiave d'accesso al workflow digitale e ponte tra il presente e il futuro degli studi odontoiatrici, tenuto dal dottor Giovanni Giulio Dori. Il dottor Giulio Dori si è laureato con lode in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università Politecnica Marche nel 2002. Successivamente ha frequentato l'Istituto di Scienze Odontostomatologiche dell'Università Politecnica Marche, svolgendo, oltre all'attività clinica, anche attività scientifica. Dal 2005 al 2007 frequenta il reparto di stomatologia presso gli ospedali riuniti di Ancona, svolgendo attività clinica in reparto e in sala operatoria. Segue costantemente corsi di aggiornamento in restaurativa, endodonzia e protesi dentaria. È autore di pubblicazioni scientifiche in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche. È inoltre relatore in congressi nazionali. Esercita la libera professione presso il Centro Odontoiatrico Tecne, occupandosi di endodonzia, restaurativa, protesi dentale e flussi di lavoro digitali CAD/CAM. Lascio a questo punto la parola al dottor Giulio Dori. Buon webinar! Buonasera a tutti, grazie Cristina per la presentazione, grazie anche alla Dentsply Sirona per l'invito a partecipare a questo webinar e un grazie a voi tutti che siete presenti nonostante la tarda ora e immagino la lunga giornata di lavoro. Il tema di questo incontro è la scansione intraorale come chiave d'accesso ai flussi di lavoro digitali. Il digitale sta cambiando tantissimo il nostro mondo, il mondo odontoiatrico, sta cambiando le nostre competenze, le nostre conoscenze e anche il nostro modo di lavorare, di affrontare alcune situazioni cliniche e di risolverlo. È un mondo in continuo fermento, è veramente entusiasmante lavorare con il digitale, ci sono innovazioni costanti, un miglioramento costante della qualità clinica, delle procedure. Ed è bello perché è un mondo che ancora è in gran parte da scrivere, per cui tutti possiamo contribuire, alla stesura di nuovi, codici, di nuovi modi di lavorare in maniera univoco, di nuovi protocolli. Quindi questo è sicuramente molto molto bello e molto entusiasmante. Finora nei nostri studi, quando era necessario prendere un'impronta, potevamo prendere un'impronta di tipo analogico. Ormai da alcuni anni abbiamo anche a disposizione invece un'arma in più che è l'arma dell'impronta di tipo digitale. Dell'analogico ormai conosciamo pregi, difetti, conosciamo le indicazioni che vanno dalla diagnosi all'ortodonzia, all'agnatologia, la restaurativa e anche alla protesi. Non esiste praticamente una situazione clinica a cui non sia adatta l'impronta analogica. Questo perché? Perché ci sono tantissimi tipi di materiali differenti. Anche lo stesso materiale ha formulazioni diverse. Ad esempio, può avere fluidità diverse. Possiamo avere materiali estremamente fluidi per rilevare dettagli anche i più fini a livello delle nostre preparazioni, pochi micron addirittura. Oppure possiamo avere materiali rigidi. Ad esempio adatti per trasferire la posizione in maniera corretta al laboratorio degli impianti. Esistono anche materiali con tempi di lavoro differenti in base al caso clinico. Esistono materiali molto molto rapidi, per cui in pochi minuti riusciamo a prendere un'impronta, abbiamo un tempo di lavoro intorno ai 2 minuti, 2 minuti e 30, magari questi sono utili se dobbiamo rilevare l'impronta di un dente o due denti vicini, ma abbiamo anche materiali con tempi di lavoro molto più lunghi. E questo è un aiuto sicuramente in alcuni casi clinici o in alcune situazioni cliniche più complesse, come ad esempio la rilevazione di un'impronta full arch, magari su dente naturale, dove dobbiamo rimuovere i fili di ritrazione, tenere bene asciutto e controllare tutta quanta la situazione e anche coordinarci con l'assistente. Quindi un tempo di lavoro più lungo sicuramente in alcune situazioni ci viene incontro. Però conosciamo anche degli svantaggi dell'impronta analogica. Sicuramente il primo è lo scarso comfort per il paziente. Nessun paziente ama in generale subire un'impronta, ma per alcuni è veramente traumatico. Già iniziano ad agitarsi la sera prima a vivere male questa situazione, soprattutto chi ha uno stimolo del vomito molto accentuato, oppure chi soffre di sensi di soffocamento. Per loro sicuramente la procedura di rilevare un'impronta non è affatto piacevole. E da questo punto di vista il digitale è un grande aiuto. Inoltre, tutta la metodica, dalla presa dell'impronta allo sviluppo del modello in gesso,
è fortemente operatore dipendente perché ci sono tantissimi passaggi per ottenere un modello in gesso accurato. Ad esempio, noi dobbiamo rilevare bene l'impronta, ma dobbiamo anche sapere come disinfettarla. Un polietere si disinfetta diversamente rispetto a un silicone. Dobbiamo sapere come conservarla, non possiamo lasciarla, ad esempio, vicino a una fonte di calore, vicino a un termosifone oppure vicino al sole d'estate perché si deteriora. Inoltre, anche il tecnico deve colarla nei tempi previsti per quel tipo di materiale. E anche in questo caso, ad esempio, un silicone ha tempi completamente differenti rispetto a un polietere o un arginato. Allo stesso tempo, il tecnico deve colare il gesso più adatto al caso clinico che dobbiamo svolgere e deve miscelare in maniera perfetta, precisa, secondo le indicazioni del produttore, al gesso. Quindi tanti, tanti passaggi che, se fatti in maniera corretta, portano ad avere un modello estremamente accurato, anche più magari di un'impronta digitale. Il problema è che ci sono tanti passaggi in cui noi possiamo inserire degli errori operatore dipendente, purtroppo, magari non involontariamente, magari non sono neanche errori, ma sono delle imprecisioni. Però sommando tante imprecisioni, alla fine potremmo avere un risultato che non è accurato come speravamo. Inoltre, anche i tempi di sviluppo sono più lunghi, dobbiamo spedire l'impronta a meno che il laboratorio non stia vicino al nostro studio, dobbiamo aspettare i tempi di colatura e le varie fasi di laboratorio. Nell'ultimo anno è tornata un pochino alla ribalta sotto, insomma, i riflettori il rischio di infezioni crociate dovute al Covid-19. Noi siamo da sempre in prima linea contro questo tipo di infezioni, per cui siamo altamente preparati, però è stato comunque importante vedere da parte del Ministero la riapertura intorno a maggio alcune note ministeriali che proprio indicavano come disinfettare le impronte, come imballarle, come spedirle e anche come ricevere il materiale. Tipo i restauri dal laboratorio prima di portarli in studio, quindi tutta una serie di procedure che noi dobbiamo sempre vedere con attenzione e controllare con attenzione. E adesso possiamo avere anche la scansione intraorale. Qui adesso vedete un breve filmato di una scansione. La scansione intraorale possiamo ottenerla grazie a uno scanner digitale intraorale. Uno scanner digitale intraorale che emette un fascio di luce, che può essere luce laser o luce strutturata, e che acquisisce delle informazioni che poi vengono elaborate da un software e da un processore formando l'immagine che voi vedete. Come vedete, questa è una scansione abbastanza recente, è molto rapida. Guardate ad esempio questi artefatti che sono le labbra, come vengono rimossi automaticamente, per cui abbiamo anche un notevole sviluppo di questi software, dopo ne parleremo in maniera più approfondita. Comunque sono software intelligenti che riescono a distinguere cos'è dente e cosa sono invece delle interferenze, come possono essere le labbra, la lingua o uno specchietto. Comunque vedete com'è fluida, com'è veloce, molto molto dettagliata e quindi un'ottima immagine. Abbiamo sicuramente al giorno d'oggi una freccia in più al nostro arco. Possiamo utilizzare tranquillamente anche un'impronta di tipo digitale. Per le nostre pratiche cliniche. Sono sempre, rispetto a qualche anno fa, ci sono sempre più, diciamo, indicazioni all'utilizzo di impronte digitali e nel futuro noi faremo sempre più impronte digitali. Questo perché? Perché ormai anche in letteratura è stata accertata l'accuratezza di questi sistemi. Si è visto come un flusso di lavoro digitale sia enormemente più veloce rispetto a un flusso di tipo analogico, come anche i restauri ottenuti da tecnologie CAD/CAM siano altrettanto precisi rispetto a quelli ottenuti con una tecnologia analogica e inoltre da non sottovalutare, come dicevo prima, anche le preferenze del paziente che gradiscono maggiormente una scansione intraorale piuttosto che il classico cucchiaio con il materiale che reputano più invasivo e più fastidioso. Nonostante queste belle premesse, attualmente, anzi non attualmente, nel 2019, in Italia solamente il 18% degli studi era digitalizzato e per digitalizzato intendo che avesse almeno una telecamera nel proprio studio, quindi non tutto un flusso di lavoro digitale, bastava una telecamera. Se vediamo, nel 2017, quindi solo 2 anni fa, eravamo solo il 7% ad avere una telecamera, quindi c'è stato un notevole aumento comunque di professionisti che si approcciano a questa tecnologia. E per il 2020, nonostante la crisi dovuta alla pandemia da Covid, si prospetta ancora un aumento sostanziale della percentuale di studi che hanno acquistato uno scanner. Come mai comunque delle percentuali così basse? Siamo forse un popolo di odontoiatri arretrato?
Io direi proprio il contrario, siccome siamo una comunità di odontoiatri, di odontotecnici in Italia, molto attenta alla qualità, non lasciamo sicuramente una procedura, una tecnologia che funziona benissimo fino a che la nuova non ci può fornire almeno le stesse qualità e lo stesso grado di accuratezza. Effettivamente queste sono scansioni ormai un pochino datate, sono le prime scansioni che facevo intorno al 2011, erano scansioni completamente differenti da quelle che avete visto prima. Potevamo, quegli scanner di quell'epoca nascevano solo per fare fondamentalmente segmenti di arco, non un arco completo. Potevano scansionarlo, ma con estrema fatica, solitamente nell'arco anteriore, nella zona degli incisivi, o non riuscivano a scansionare, oppure creavano una distorsione talmente grande che comunque l'impronta era inutilizzabile. Come vedete, c'erano parecchi buchi, c'erano dei margini poco leggibili, quindi un'impronta comunque povera, con pochi dettagli e che poteva essere utilizzata solo in alcuni casi, quindi magari la restaurativa o poco altro. Non era un'immagine a colori come quella che avete visto. Negli anni questa tecnologia si è sviluppata, queste sono scansioni del 2018, è già tutto un altro mondo, vedete già sono delle scansioni a colori, molto dettagliate, possiamo vedere addirittura le cicatrici di un intervento di allungamento di corona clinica, ma ancora più importante, riusciamo a vedere in maniera perfetta la nostra preparazione a finire a livello sottogengivale, che è una zona di solito molto critica. Quindi vedete come sono migliorati. Già nel 2018 potevamo fare delle scansioni full arch senza nessunissimo problema, questo forse anche qualche anno prima. E oggi siamo arrivati a questo tipo di realismo, un realismo quasi fotografico. Io credo che tra un po', forse, la prima documentazione clinica non servirà più neanche la macchina fotografica, perché queste immagini sono praticamente quasi delle foto, hanno dei colori molto reali, tant'è vero che alcuni scanner possono fungere anche da spettrofotometro per la rilevazione del colore, quindi sono decisamente accurati, precisi e performanti. Quali sono i campi di utilizzo di uno scanner intraorale oggi? Ma sono fondamentalmente quasi tutti, andiamo dalla diagnosi all'ortodonzia, alla gnatologia, alla restaurativa, alla protesi. Ci sono alcune situazioni cliniche particolari in cui ancora l'impronta digitale è meno predicibile rispetto all'impronta di tipo analogico, ad esempio nella protesi mobile totale, quando dobbiamo scansionare arcate completamente dentule, ma soprattutto anche proprio per stabilire la dimensione verticale tra arcate in questa situazione abbastanza complessa. Oppure nei circolari con barra avvitata su impianti, per avvitata intendo non cementata su dei cilindri sugli impianti, ma proprio avvitata pura. Gli scanner attuali non hanno ancora l'accuratezza, la precisione su un full arch per un'avvitata, quindi per rendere passiva quella barra al 100%. Ci arriveremo probabilmente, comunque non è ancora indicata per questo tipo di situazione clinica. Possiamo utilizzarlo, come dicevo, per i modelli di studio. È decisamente comodo, non abbiamo più una gipsoteca, per cui non occupiamo più spazio nel nostro studio. Queste immagini sono presenti in un hard disk. Noi dobbiamo solo ricordarci, magari, di fare ogni tanto dei backup di questo hard disk per non perdere le informazioni, quindi averne magari più di uno. Però sono immagini che possiamo tenere praticamente all'infinito e riaprire in qualsiasi momento. Ci sono dei software molto carini, molto semplici da utilizzare, ad esempio, che confrontano le scansioni fatte qualche anno prima con quelle attuali per vedere, ad esempio, se ci sono andate avanti delle recessioni oppure dell'abrasione dei colletti. Quindi cose anche molto basilari, ma molto molto utili. Quindi sicuramente veramente interessante come poter utilizzare anche ai fini di modelli di studio. Possiamo utilizzarli in ortodonzia. Le nostre scansioni possono essere utilizzate per eseguire un setup ortodontico e poi creare degli allineatori trasparenti e risolvere anche in poche settimane, in pochi mesi, alcuni casi clinici come in questo caso. Addirittura siamo arrivati a utilizzare in gnatologia. Gli scanner intraorali possono scansionare qualsiasi dimensione verticale noi stabiliamo, come in questo caso dove avevamo messo un giga anteriore. Non è necessaria per forza la massima intercuspidazione, quindi una volta stabilita la dimensione verticale e la posizione della mandibola, possiamo poi eseguire le scansioni, progettare un bite, poi consegnarlo e provarlo al paziente. Sicuramente da dove si utilizza da più tempo lo scanner intraorale è la restaurativa. Tenete presente che già da metà anni 80 esisteva uno dei primi scanner con il sistema CEREC che nasceva proprio per fare intarsi. Quindi abbiamo avuto già da fine anni 80 lo sviluppo proprio per questa branca dell'odontoiatria. Sicuramente la restaurativa è una di quelle che è
partita prima e che si è sviluppata maggiormente negli anni. Adesso ovviamente non facciamo più intarsi, possiamo fare qualsiasi cosa, dalle faccette, come in questo caso, a dei Maryland, quindi in maniera estremamente rapida e veloce. Ma cose che fino a qualche anno fa era veramente impensabile, adesso riusciamo a fare riabilitazioni full arch, come in questo caso sia superiore che inferiore, mista, protesi, impianti, su dente naturale. Quindi un caso abbastanza complesso che fino a qualche anno fa sicuramente era proibitivo da eseguire in digitale. Facciamo le scansioni, il laboratorio fa i suoi progetti, queste sono le prove delle strutture in bocca al paziente. Anche in impianto protesi le scansioni possono risultare molto utili. Perché? Perché le nostre scansioni possono essere matchate con una CBCT e quindi a questo punto eseguire una chirurgia protesicamente guidata non solo dalla presenza o meno di osso, ma anche da dove noi vogliamo che ci sia il dente protesicamente, perché alla fine i nostri pazienti non vogliono impianti in bocca, ma vogliono denti che funzionino, che masticano, con cui possono sorridere. E in questo modo noi possiamo valutare da una parte l'osso, da una parte anche la situazione protesica, magari facendo una ceratura o utilizzando i provvisori che avevamo montato in precedenza. Si può realizzare quindi una dima che poi ci guida nell'atto chirurgico vero e proprio. Ho accennato prima alla scansione su arcate e dentole, ormai da un anno si riescono a fare anche queste scansioni che veramente fino a un anno fa erano impensabili. L'arcata superiore si riesce a scansionare in maniera abbastanza facile perché comunque c'è molto tessuto rigido fermo, le arcate inferiori sono un pochino più complesse, ma comunque si possono scansionare. Se vi interessa un workflow digitale su protesi mobile, tenete presente che esiste un modulo proprio del software Splicerona eLab che è uscito quest'anno sulla protesi mobile. Ho seguito un webinar dell'odontotecnico, il signor Merli, che segue proprio appunto queste procedure di workflow e sono molto interessanti. Siamo ancora in una fase mista, alcune cose sono analogiche, altre vanno in digitale, però sicuramente è una cosa molto interessante. I campi di utilizzo, come vedete, si stanno sempre di più espandendo. Siamo passati dalla semplice restaurativa dell'intarsio di più di 30 anni fa, a cose estremamente complesse come riusciamo a fare ora. Purtroppo non esistono degli strumenti perfetti, non avevamo dei materiali perfetti per le impronte e non esistono degli scanner perfetti, esistono degli strumenti che hanno delle caratteristiche e se noi riusciamo a conoscere le caratteristiche dei nostri scanner, sicuramente sapremo utilizzarli al meglio nelle varie situazioni cliniche e quindi riusciremo ad evitare errori, ad evitare imperfezioni. Le caratteristiche principali di ogni scanner sono l'accuratezza, la risoluzione e la grandezza del sensore, la distanza focale a cui operano, la tecnologia di acquisizione, la velocità di acquisizione, la possibilità o no di avere colori reali, importante anche la maneggevolezza perché comunque dobbiamo muoverci all'interno di un cavorale che è abbastanza limitato come spazi. Interessante e importante è anche la possibilità poi una volta eseguite le nostre scansioni di esportare i nostri file in maniera libera a qualsiasi software di progettazione. Gli scanner che vi mostrerò oggi sono lo scanner Omnicam e lo scanner Primescan, sono gli scanner con cui noi lavoriamo in studio ormai da diversi anni. Il primo scanner è stato lo scanner Omnicam che poi è stato aggiornato nella versione 2.0, è entrato da noi in studio circa 4 anni fa, mentre lo scanner Primescan è entrato circa un anno e mezzo fa. Per quanto riguarda Omnicam, le caratteristiche principali sono che ha un'altissima velocità di acquisizione video. Quando è uscito, pensate che Omnicam è uscito nel 2012 circa, ed è ancora uno scanner altamente performante ed estremamente valido. E è uno scanner a luce strutturata, con una tecnologia a triangolazione ottica e a microscopia confocale. Non utilizza polveri, questo è estremamente interessante. Quando è uscito Omnicam, nel mercato c'erano tantissime telecamere con cui dovevamo utilizzare delle polveri da spruzzare sulla bocca del paziente, quindi sui denti, per evitare riflessi o distorsione dell'impronta. Omnicam nasce già invece senza l'utilizzo di polveri, ha una distanza focale di utilizzo da 0 a 15 mm con un fuoco ideale intorno ai 5 mm. I nuovi software sono molto interessanti, avete visto prima, quello è un software di ultima generazione, quindi con la rimozione automatica degli artefatti, che è estremamente comodo, soprattutto all'inizio, perché comunque ci facilita nella visione della scansione mentre acquisiamo, perché già ci toglie quelle zone che potrebbero andare a dare interferenze alla scansione. Avete visto, ha dei colori reali molto, molto attendibili.
e ha la possibilità di esportare i file in maniera libera. Anzi, ci sono vari formati di esportazione, ma abbiamo la possibilità di esportare quindi, tranquillamente i nostri file. PrimeScan è un scanner completamente nuovo, non esiste uno scanner con tecnologia simile sul mercato, è uno scanner a mio avviso eccezionale. Ha un'acquisizione dinamica della profondità, ha una lente all'interno che scorre costantemente per rilevare anche i dettagli più profondi. Ha un processore che riesce a elaborare 50.000 immagini al secondo, un sensore ad altissima risoluzione che rileva circa 1 milione di punti al secondo e ha un sensore che è più grande rispetto a un Omnicam del 40%. Anche PrimeScan non utilizza polveri. Interessante il fatto di avere una distanza focale aumentata, quindi va da 0 a 20 mm con un fuoco ideale intorno ai 2 mm. Questo è molto utile perché soprattutto all'inizio noi dobbiamo tenere presente che scansioniamo in visione indiretta, cioè guardiamo lo schermo, guardiamo quello che stiamo acquisendo mentre muoviamo il nostro scanner all'interno della bocca. Può capitare, ad esempio, di perdere il segnale perché magari ci allontaniamo troppo dal dente oppure siamo fuori posizione. In questo caso il PrimeScan è molto comodo perché basta appoggiarsi sul dente dove si era interrotta la scansione e già riprende automaticamente. Quindi possiamo all'inizio anche scansionare molto vicini al dente, quasi in appoggio, quasi farci guidare quindi dall'arco dentale. Questo facilita molto la curva di apprendimento. Come abbiamo detto, questi nuovi software, i software sono identici sia per PrimeScan che per Omnicam, quindi hanno la rimozione automatica degli artefatti. Molto utile da un punto di vista clinico in PrimeScan è il puntale autoriscaldante. Quindi è un puntale che non si appanna mai nel cavo orale, anche se come in questi giorni c'è una temperatura esterna un pochino più rigida rispetto all'interno del cavo orale. Anche PrimeScan può esportare tranquillamente i file in maniera aperta. Come si esportano questi file in maniera aperta? Il file di riferimento è un file STL, ovvero Standard Triangulation Language. È un file universale che viene letto da tutti i software di progettazione CAD. Come vedete, avete visto prima la nostra scansione. Com'era bella, com'era colorata, con tutti i vari dettagli. Se la andiamo a analizzare, una scansione è fatta così: è fatta da punti e triangoli o poligoni. Il triangolo, diciamo, è l'unità di misura, della scansione, come un po' il pixel per lo schermo dei nostri telefonini o dei nostri televisori. Tanto più, ovviamente, tanti più punti e tanti più triangoli abbiamo, tanto più questo file ha una risoluzione alta. Comunque è un concetto poi che vedremo dopo. Sia PrimeScan che Omnicam nascono come apparecchi medicali, quindi possono entrare addirittura in sala operatoria. Questo perché? Perché hanno delle superfici lisce senza spazi vuoti che sono completamente disinfettabili a freddo, hanno uno schermo touch che è comunque disinfettabile a freddo, e inoltre ha una massima igiene del puntale del manipolo. Infatti esistono differenti tipi di manipoli, esiste un puntale disinfettabile a freddo a caldo secco, un puntale monouso e un puntale autoclavabile. Il puntale autoclavabile al momento è disponibile solo per PrimeScan. Il puntale monouso di Omnicam non è altro che un guscio in plastica che si va a sovrapporre al puntale che utilizziamo di solito. Aumenta leggermente le dimensioni del puntale, ma tenete presente che il puntale di Omnicam è un puntale veramente ridotto. Credo che sia il più piccolo che è presente sul mercato, quindi una telecamera estremamente maneggevole. Quindi da questo punto di vista avere anche un puntale in plastica che lo ricopre non va a infastidire o a rendere più difficoltosa la scansione che andiamo a fare. Il puntale monouso di PrimeScan invece è un puntale che va a sostituire quello che si utilizza di solito, quindi mantiene le stesse dimensioni. I puntali normalmente hanno dei vetri in zaffiro o in cristallo, il puntale monouso ovviamente ha un vetro in plastica. Quindi mi sono posto la domanda se tante volte questo vetrino in plastica potesse alterare l'accuratezza delle mie scansioni. Per cui ho fatto alcune prove sia in vivo che in vitro, paragonando sia le scansioni eseguite col puntale monouso, quelle con il puntale classico, e vedete che dove vedete verde c'è una deformazione dell'impronta pari allo zero, quindi le nostre impronte sono fondamentalmente accurate anche con il puntale monouso senza nessun tipo di distorsione, quindi estremamente affidabili. E in un momento in cui i pazienti sono molto attenti all'igiene, all'attenzione causa purtroppo la situazione della pandemia da Covid, sicuramente utilizzare un puntale monouso che vede che si scarta al momento è estremamente efficace proprio sulla compliance del paziente. Ho accennato all'accuratezza. L'accuratezza degli scanner sicuramente è la caratteristica più importante per uno scanner, è quella che ci dice se alla fine il nostro modello corrisponde alle dimensioni reali,
alla situazione reale del paziente, quindi delle arcate del paziente, un po' come l'accuratezza dimensionale delle impronte analogiche. È data per normativa dall'esattezza e dalla precisione. L'esattezza indica quanto la misurazione di uno scanner si avvicina alle dimensioni reali dell'oggetto scansionato. Se prendiamo il centro del mirino come le dimensioni reali dell'oggetto, tanto più la nostra freccia cade nel centro, tanto più il nostro scanner è esatto. La precisione invece indica quanto si discostano tra loro le misurazioni eseguite da uno scanner, quindi è un'area, e quell'area blu è data dalla deviazione standard delle varie misurazioni. Tanto più è piccolo, ovviamente, tanto più lo scanner sarà preciso. Ma in realtà cos'è che poi determina la nostra pratica clinica, l'accuratezza o meno delle nostre scansioni? Sicuramente viene determinata dalla tecnologia di acquisizione, quindi dalla tecnologia dello scanner, non tutti gli scanner sono uguali, dalla tecnica di scansione, si è visto come, anche in letteratura, come l'acquisizione, l'accuratezza dell'acquisizione varia in base a come noi abbiamo acquisito, quindi abbiamo mosso la nostra telecamera all'interno del cavo orale. Varie tecniche di scansione hanno risultati di accuratezza differenti. Importante anche il protocollo clinico di scansione, come lo era per le impronte analogiche. Noi dobbiamo stare attenti alle nostre preparazioni. Una preparazione non adeguata sarà comunque problematica, anzi, il digitale ci evidenzierà ancora di più i difetti. Voi pensate che con il digitale possiamo ingrandire la nostra scansione fino a 200x. All'inizio è molto didattica come cosa, perché vedete tante cose, anch'io ho visto nelle mie preparazioni tante cose che non andavano. Quindi dobbiamo già stare attenti in fase di preparazione, ma non solo, anche in fase di gestione dell'isolamento del campo operatorio. Ovviamente non ci deve essere saliva, non ci deve essere sanguinamento, quindi dobbiamo essere molto attenti nella fase di scansione. Per quanto riguarda la tecnologia di acquisizione, non voglio entrare nei dettagli tecnici, anche perché alcuni dettagli tecnici sono segretati da segreto industriale, per cui è impossibile saperli. Comunque tutti gli scanner hanno un sensore che rileva l'immagine ed è un po' come l'occhio umano che vede l'immagine, che poi viene elaborata da un processore, da un software che fa un po' le veci del cervello umano. Ed entrambi questi aspetti devono essere importanti allo stesso modo, perché se no la nostra impronta finale non è accurata. E questo ne è un esempio. Questa è un'immagine tratta da uno studio di Nedelco del 2018, dove venivano comparati vari scanner. In questo caso sono due scanner. Lo scanner di sinistra è uno scanner che ha 14.500 triangoli in questa immagine. Lo scanner di destra è 12.000, quindi in teoria quello di sinistra avrebbe una risoluzione maggiore. Però se guardiamo bene l'immagine, il margine su quello di sinistra sembra più sfocato, mentre in quello di destra è molto più netto. Questo perché? Perché il software dello scanner di destra, se vedete in basso le mesh, utilizza i poligoni in maniera molto più efficiente, molto più intelligente. Cosa fa? Va a concentrare i triangoli nelle zone dove legge un cambio di angolazione brusca, quindi ad esempio un margine, una spalla. Quindi una zona dove lui sa che lì c'è molto interesse da parte nostra, perché dobbiamo essere estremamente precisi. Al contrario, lo scanner di sinistra, pur avendo più poligoni, li va a distribuire in maniera uniforme, per cui alla fine ha un risultato, meno accurato. Quindi vedete come tutti e due gli aspetti devono essere altrettanto importanti. Anche la grandezza del sensore influisce sull'accuratezza della scansione. In questo caso che vedete, i due puntali di Omnicam e Primescan. Per Omnicam e Primescan tenete presente che la grandezza del vetrino corrisponde alla grandezza del sensore. Spesso invece nel mercato troviamo dei puntali magari grandi, ma che poi in realtà la telecamera ha un sensore molto piccolo. Com'è possibile che la grandezza del sensore influisca sull'accuratezza? Influisce sull'accuratezza in questo modo. Noi vediamo queste due immagini, sembrano apparentemente uguali, sono fatte sullo stesso paziente. Però in realtà queste due immagini sono fatte in maniera differente, sono fatte come tanti puzzle, perché lo scanner acquisisce delle immagini e poi le incolla insieme. Questo processo si chiama stitching. Credo che tutti da bambini abbiamo giocato con dei puzzle, forse anche da grandi, e sappiamo bene che un puzzle da 100 pezzi si fa in maniera molto più rapida rispetto a un puzzle da 10.000 pezzi. E qui vale lo stesso concetto. Quindi più tessere, più tempo e anche meno accuratezza, perché ovviamente lo scanner fa fatica a capire i dettagli di queste tessere per metterle insieme. Quindi un puntale grande aumenta anche l'accuratezza e la velocità di scansione. Il concetto di risoluzione è un concetto ormai chiaro a tutti noi da quando abbiamo iniziato a utilizzare macchine fotografiche digitali, schermi LCD e telefonini. Come dicevo, per quanto riguarda la scansione, l'unità di misura è il triangolo o il poligono. Ovviamente tanti più ce ne sono, tanti più
aveva una risoluzione alta la nostra immagine. Negli scanner abbiamo due forme di risoluzione, una data dal sensore, più il sensore rileva punti, tanto più la nostra immagine sarà dettagliata, per cui anche in questo caso il software riuscirà ad incollare le immagini in maniera molto più precisa. In più abbiamo invece anche una risoluzione data dal software, cioè da quanti poligoni, da quanti punti riesce a gestire il software. Queste sono immagini sempre abbastanza vecchie, intorno al 2012. I software di scansione riuscivano a gestire, questa è un'eniarcata, circa 500.000 punti e 167-180.000 triangoli. Oggi, con Omnicam e Primescan, siamo arrivati in un'eniarcata a gestire quasi 1.400.000 punti e quasi 500.000 triangoli, siamo quasi al triplo. E vedete poi dalle immagini come questi punti e questi triangoli sono tutti concentrati in maniera intelligente nelle zone dove ci interessano. Vedete quanti punti ci sono nel margine, nella spalla, nella zona gengivale. Quelle sono zone in cui ci serve altissima precisione per chiudere i nostri restauri. Non ci servono tanti poligoni in una parete verticale che è dritta. In quella zona anche meno poligoni daranno sempre comunque una precisione adeguata. E questa serie di poligoni e questa serie di punti davano poi delle immagini che in passato erano poco dettagliate. Si fa fatica in questo caso a vedere dove inizia la gengiva e dove finisce il dente in quelle zone di abrasione del colletto. Adesso, guardate qua, siamo arrivati a riuscire a vedere il tartaro che sta dentro una forca interessata. Scusate il paragone banale, ma è come se in pochi anni fossimo passati dal televisore in bianco e nero a quello 4K Ultra HD. Qui abbiamo un realismo, una definizione, un'accuratezza dell'immagine decisamente alta. Importante anche la distanza focale, quindi cercare di far lavorare sempre lo scanner nella distanza giusta per acquisire dettagli. Può succedere, ad esempio, all'interno del solco che se supera la distanza focale, alcune zone non vengono riprese, quindi rimangono degli spazi vuoti che poi andranno colmati dal software, ma possono inserire degli errori, quindi delle distorsioni in quell'immagine. Per cui è importante anche la distanza focale. Questo ne è un esempio. Qui abbiamo un dente 2.7 con una preparazione verticale sottogengivale. Il primo scanner ha una distanza focale inferiore ai 15 mm e vedete che distalmente non riesce a leggere bene tutta la parete. Ci sono delle zone in cui c'è un vuoto che poi viene compensato dal software. Quello ovviamente questa non è un'immagine utilizzabile a fini protesici. Stessa situazione clinica, ma con uno scanner differente, uno scanner che ha una distanza focale che arriva fino a 20 mm. E vedete come quella zona viene letta in maniera perfetta, senza problemi. Quindi sicuramente anche la distanza focale influisce sull'accuratezza delle nostre impronte. Come ho detto prima, in letteratura esistono tanti lavori che dimostrano come la tecnica di scansione influisce sull'accuratezza finale dell'impronta. Questo è uno degli ultimi studi usciti pochi mesi fa. In questo studio lo stesso scanner viene utilizzato con 14 tecniche di scansione differente, vedete il risultato in termini di accuratezza. Non esiste una tecnica che dia lo stesso risultato come in un'altra. Questo è un esempio di tecnica di scansione, questa è la tecnica consigliata da Sirona per lo scanner Primescan. Abbiamo una partenza occluso palatale sul molare, tutta la scansione dell'arco occluso palatale, poi una scansione occlusale e infine una scansione occluso vestibolare. Questa è la tecnica che utilizzo ormai da diversi anni. È estremamente comoda clinicamente perché andando a scansionare all'inizio le parti interne, la parte palatale o linguale, andiamo a togliere la zona di maggiore interferenza e più difficoltà di controllare, che è quella della lingua, e noi gestiamo molto con più difficoltà rispetto alle labbra o alle guance. Da quello studio che vi ho fatto vedere prima, sembra che una leggera modifica di quella tecnica porti a dei risultati di accuratezza ancora superiori. Praticamente viene a essere cambiata solo l'ultima parte di scansione, quindi si parte sempre occluso palatale molare, poi una scansione occlusale e a questo punto si fanno due scansioni occluso vestibolari. La prima che va dal molare di destra al canino controlaterale di sinistra e la seconda che va dal molare di sinistra al canino controlaterale di destra. Questo sembra aumentare enormemente l'accuratezza delle nostre scansioni. Come dicevo prima, anche la procedura operativa di impronta è molto importante, dobbiamo essere molto severi con noi stessi, molto attenti e molto rigorosi nel rispettare tutti i protocolli per prendere un'impronta, come si faceva anche con l'impronta analogica. Quindi dobbiamo essere attenti alla preparazione dentale adeguata, attenti all'isolamento del campo operatorio, al condizionamento dei
con i provvisori dei nostri tessuti gengivali, e in caso di protesi, soprattutto se lavoriamo a livello juxta o sottogengivale, dobbiamo essere molto attenti alle emostasi e alla retrazione gengivale. Questo è un esempio di preparazione, ad esempio per un intarso dobbiamo fare pareti divergenti senza sottosquadri, se no la luce in quelle zone non entra. Molto importante che ci sia uno spazio sufficiente tra la nostra preparazione, ad esempio, e il dente adiacente. Otticamente in quelle immagini io vedo dello spazio tra il mio margine e il dente adiacente, ma vedete che lo scanner fa fatica a distinguere, perché lo scanner, ricordiamoci sempre, è un sistema ottico, quindi emette una luce che deve entrare in uno spazio angusto, e se questo spazio è troppo stretto la luce non entra. Fortunatamente il paziente è ancora lì presente mentre io vedo queste immagini, basta allargare un pochino quello spazio e lo scanner va a leggere perfettamente in maniera corretta la mia preparazione. Dobbiamo essere attenti all'isolamento del campo operatorio, anche se questi software sono software intelligenti che eliminano gli artefatti, comunque cerchiamo di farli lavorare in maniera pulita, quindi questi elaborano tantissimi dati. Se riusciamo a togliere delle interferenze, sicuramente acquisiranno in maniera più veloce, più fluida e anche più accurata. Potete utilizzare, ecco, come in questo caso, dei retrattori lattici, specchietti, scudi salivari, qualsiasi cosa, ma aiutatevi a tenere distanti le labbra, le guance o qualsiasi cosa possa interferire con la scansione. Sicuramente avrete un risultato di accuratezza migliore. Dobbiamo comunque essere attenti alle gengive, non devono sanguinare. Se parliamo di protesi, quindi attenzione ai provvisori. Se parliamo in generale di impronte, che il paziente abbia fatto una buona igiene, quindi non ci siano gengive che sanguinano, ad esempio, solo soffiando dell'aria. Quindi questo è decisamente importante. Come ho detto prima, in protesi, soprattutto se parliamo di margini juxta o sottogengivali, molto importante è eseguire una buona emostasi, una buona retrazione gengivale. In letteratura, la tecnica più utilizzata e anche la più efficace è sicuramente quella del doppio filo di retrazione. Qui vediamo un esempio, un caso clinico, un molare preparato con una spalla a livello sottogengivale, una preparazione orizzontale. Posiziono il primo filo di retrazione, in questo caso un filo 3-0. Posiziono il secondo filo, in questo caso un filo 0 imbevuto di cloruro di alluminio al 25%, lo lascio in sito dai 2 ai 3 minuti, rimuovo, questa è la situazione clinica che ho e questa è la scansione che ottengo. Quindi un margine leggibile a 360 gradi in maniera perfetta, vedo anche un'abbondante oltrepreparazione che è sempre utile per la realizzazione corretta del profilo di emergenza del nostro restauro. Quindi un'immagine decisamente buona, decisamente valida per utilizzarla come modello per progettare il nostro restauro. Nelle preparazioni a finire possiamo utilizzare la tecnica del doppio filo, io prediligo invece applicare della pasta emostatica, sempre il cloruro di alluminio al 25%, e riposizionare su questa pasta emostatica il provvisorio che mi farà da filo di retrazione. Lascio anche in questo caso in sito per 2-3 minuti, tolgo il provvisorio, risciacquiamo bene la pasta emostatica. E per alcuni minuti la gengiva rimane come congelata, quindi rimane ferma in questa posizione. Noi possiamo scansionare in maniera molto comoda e molto predicibile anche in zone profonde del solco. Ma quando è possibile, il migliore isolamento, la migliore emostasi, la migliore trazione gengivale ce la dà la diga di gomma. Quindi utilizziamo quando è possibile la diga di gomma. Lo scanner riesce a matchare in maniera corretta le nostre scansioni eseguite sotto diga con quelle che avevamo eseguite prima senza diga, in maniera da darci un'occlusione perfetta anche in questi casi. È molto comodo scansionare sotto diga, perché ci toglie la gengiva, ci toglie la saliva, ci toglie il sanguinamento. Quali sono i svantaggi di un'impronta digitale? Ci sono alcune situazioni, come dicevamo, in cui lo scanner non è, la scansione digitale non dà un risultato così predicibile come l'impronta analogica. Come ad esempio, avevamo visto l'esempio delle protesi totali, ma anche a livello sottogengivale ci potrebbero essere dei problemi se non stiamo particolarmente attenti. Quando anche meno predicibile il risultato, ad esempio, quando il laboratorio ha bisogno di un modello fisico per poter fare, ad esempio, delle ceramizzazioni, oppure nella progettazione dei casi complessi. Questo è un esempio, una rilevazione dei dettagli a livello sottogengivale. Ho eseguito queste impronte senza nessun mezzo di retrazione e vedete l'impronta, hanno letto correttamente tutta la mia preparazione a livello sottogengivale, senza lacerazioni, senza bolle, senza distorsioni. Questo perché? Perché il materiale rileva quello che tocca. Io posso spingere con dei dispenser il mio materiale all'interno del solco. Invece lo scanner è un sistema ottico, abbiamo detto, quindi deve far entrare la luce all'interno del solco. Se questo solco è chiuso, non entrerà mai luce lì dentro.
Quindi, vedete, in questa situazione clinica in cui non era stato utilizzato nessun mezzo di ritrazione, lo scanner si è fermato a leggere all'imbocco del solco. Se avessimo utilizzato una tecnica del doppio filo, sicuramente lo scanner avrebbe letto altrettanto bene che l'impronta analogica. Questo è un esempio, di ceramizzazione. Il tecnico deve ceramizzare, ad esempio, dei punti di contatto oppure degli elementi di ponti. In questo caso è molto semplice. Se noi partiamo dall'impronta analogica, in poco tempo e anche con pochi costi, il tecnico ha subito un modello in gesso che può utilizzare. In una situazione del genere, se fossimo partiti invece da un'impronta di tipo digitale, il laboratorio avrebbe poi dovuto ricavarsi un modello stampato. Le stampanti sono migliorate tantissimo in questi anni, sono diventate più economiche, più veloci e più accurate, comunque hanno ancora dei tempi abbastanza lunghi, soprattutto stampanti magari che non hanno un costo molto elevato, quindi non stampanti industriali. Comunque è sicuramente richiede comunque più tempo e anche un pochino più di costi rispetto a un modello di tipo analogico, sicuramente. La fase di progettazione. Le progettazioni complesse ormai in analogico sono codificate da anni. Abbiamo le impronte, i modelli, le cere magari di protrusivo e di lateralità. Possiamo utilizzare una condilografia per impostare un articolatore a valore individuale per poter fare una ceratura a fini diagnostici oppure proprio riabilitativa per il caso clinico che stiamo analizzando. Nel digitale tutto questo ancora invece è da definire. Ogni azienda approccia la parte di progettazione complessa in maniera ancora differente, non c'è un'univocità né di raccolta dati né di utilizzo di questi dati. Sicuramente il futuro ci darà ancora di più rispetto all'analogico. Tenete presente che attualmente piccoli restauri di uno, due, tre elementi dentali vengono fatti dal software in maniera quasi automatica, semplicemente con pochi clic. Il futuro sarà sicuramente, la prossima sfida sarà sicuramente questa, quella perlomeno a livello protesico, quella di creare dei software di progettazione in cui inserendo i dati corretti, non so, ad esempio una condilografia, una angiografia o una CBCT, magari dell'articolazione, una risonanza magnetica, qualsiasi cosa, adesso il futuro è ancora tutto da scrivere per fortuna da questo punto di vista, dando ad esempio dei valori che il software può elaborare, potremmo avere allo stesso modo che noi adesso abbiamo dei piccoli restauri in maniera semiautomatica, la stessa cosa potrebbe avvenire nel digitale. E questo è molto interessante perché ci potrebbe permettere di lavorare a valori individuali in maniera molto semplice. Quali sono invece i vantaggi dell'impronta digitale? Il primo, secondo me, è quello di avere il modello virtuale che è immediatamente utilizzabile. Ad un minuto dalla scansione quel modello è già presente. Io lo posso utilizzare già per essere utilizzato, per qualsiasi fine. Uno dei fini, secondo me, più interessanti e che negli ultimi tempi abbiamo sviluppato parecchio è quello della single visit dentistry, cioè quando noi in una stessa seduta prepariamo il dente, eseguiamo la scansione, eseguiamo la progettazione e consegniamo il restauro al paziente. Questo è veramente apprezzato dai nostri pazienti perché in poco tempo e senza tanti viaggi riescono a risolvere situazioni che prima richiedevano giorni, oppure settimane, oppure più appuntamenti. Questo è veramente apprezzato dai pazienti. Inoltre l'impronta digitale migliora molto la comunicazione e la collaborazione con il laboratorio, che è più rapida e più efficiente. Abbiamo la possibilità di visionare immediatamente la preparazione e quindi di eventualmente correggerla. Non dobbiamo aspettare come in passato, magari il laboratorio ci chiama dopo una settimana, 10 giorni, facendoci presente che c'è un problema a livello della nostra impronta perché magari non c'è abbastanza spessore per il materiale che abbiamo scelto. E a quel punto diventava drammatica la cosa perché dovevamo richiamare il paziente, fare l'anestesia, ritogliere l'otturazione provvisoria, ripreparare il dente, riprendere un'impronta da nuovo. L'impronta analogica, abbiamo detto, è sicuramente non molto confortevole per il paziente. In questo modo abbiamo il paziente lì, quindi possiamo correggerlo subito. Abbiamo detto maggior comfort per il paziente, si elimina la spedizione del materiale potenzialmente infetto, si elimina il lavoro di colatura e di sviluppo del modello in gesso con risparmio di tempo. Inoltre abbiamo la possibilità di creare anche un paziente virtuale, poi approfondiremo anche questo aspetto. Questo è un esempio di single visit dentistry. Abbiamo un dente 2.5 con una sindrome del dente incrinato, abbiamo una crenatura in senso mesiodistale, il dente è vitale, ma è ipersensibile al freddo e alla masticazione. Morfologicamente questo dente è integro, per cui eseguiamo una scansione di biocopia, quindi utilizzeremo poi la forma originale del dente come progetto protesico. Si prepara il dente con una spalla arrotondata a 90 gradi in questo caso, si esegue la scansione, si traccia il margine e si fa il progetto protesico, che non è altro che un progetto già dato in automatico dal software della forma originaria del dente.
Questo è l'overlay in composito consegnato dopo 2 ore da quando il paziente ha fatto l'anestesia e questa era la situazione quando era venuta. L'unica differenza che potete notare è la cuspide vestibolare che è stata leggermente arrotondata perché poi nel controllo dei contatti lateralità c'era una guida che non voleva assolutamente in un dente con una crinatura. Questo è un esempio abbastanza semplice, abbastanza banale di comunicazione con il laboratorio. Abbiamo un dente preparato a finire a livello sottogengivale e un impianto. Decido di far fare i restauri al laboratorio, quindi di non eseguirli in studio, ma decido di tracciare io il margine, perché ho preparato il dente, so dove voglio il margine di quella preparazione, tolgo sicuramente un'incombenza al laboratorio, al tecnico che quel dente lo vede per la prima volta. Il dente noi lo conosciamo, l'abbiamo lavorato, l'abbiamo ricostruito. Sappiamo a che profondità dobbiamo mettere quel margine gengivale. Inviamo la nostra scansione, anzi il nostro modello, con questa informazione al laboratorio. Il laboratorio esegue la progettazione e può farcela vedere prima di fresarla. Ce la può inviare tramite internet, tramite mail, addirittura anche sui cellulari possiamo vederla. Possiamo vedere la morfologia, possiamo vedere i contatti. E poi, una volta che approviamo il progetto, a quel punto il laboratorio manda in fresatura e in realizzazione i 2 restauri. Quindi una comunicazione molto più veloce, ma anche molto efficiente, che migliora poi alla fine la qualità del risultato finale, sicuramente. Come ho detto, è importante, possiamo analizzare direttamente la preparazione quando abbiamo il paziente ancora alla poltrona, possiamo vedere se c'è abbastanza spazio per il materiale che abbiamo scelto, possiamo vedere se ci sono sottosquadri, se ci sono zone del margine che non sono state preparate bene o lette bene dallo scanner. Quindi noi qualsiasi modifica la possiamo fare a tempo zero, senza perdere tempo. Basta modificare il dente, riscansionare solo quella zona e a quel punto ricontrollare. Ho accennato prima che possiamo utilizzare gli scanner anche come degli spettrofotometri, come quindi rilevano il colore del dente che ci interessa. Non vanno a sostituire, a mio avviso, le foto da mandare al laboratorio per fare le caratterizzazioni estetiche o comunque la colorazione dei restauri o la ceramizzazione, ma possono ad esempio essere un'ottima indicazione, possono dare per la scelta del blocchetto da fresare, quindi del materiale da fresare, se più o meno traslucente, e già il colore del materiale da fresare. Risparmiamo la spedizione del materiale al laboratorio perché l'impronta, il modello anzi, viaggia tramite internet, quindi dopo un minuto il laboratorio che sta a 300 km da noi ha già il modello per poterci lavorare, quindi una velocità enorme da questo punto di vista. E lo stesso se abbiamo un flusso di lavoro interno, come ad esempio nella single visit dentist, quindi nei lavori chairside, risparmiamo il tempo che dal laboratorio ci deve rimandare il restauro al nostro studio. E questo è anche, come ho accennato prima, molto importante in questo periodo di pandemia, dove dobbiamo cercare di limitare al massimo la circolazione di merci potenzialmente infette, ma anche di persone per evitare il diffondersi appunto di questa pandemia. Quindi da questo punto di vista sicuramente il digitale ci dà un grosso aiuto, una grossa mano. Per quanto riguarda il paziente virtuale, l'idea è questa, è quella che noi abbiamo già tante informazioni digitali, abbiamo ad esempio le radiografie, abbiamo i modelli, l'idea è quella di creare un paziente che unisca tutte queste informazioni. Ad esempio, basta fare una scansione del viso. Queste scansioni sono fatte con dei telefonini e con un programma apposito, un programma che addirittura è aperto, in cui noi paghiamo pochi euro solo quando facciamo le nostre scansioni, se vogliamo tirarle poi fuori e importarle in un software CAD. E come vedete sono delle scansioni estremamente realistiche. Possiamo matchare i nostri modelli all'interno del viso del paziente, quindi avere ad esempio uno smile design tridimensionale con la progettazione addirittura, se dobbiamo fare dei rialzi di dimensione verticale o quant'altro. Quindi questo è estremamente comodo. Possiamo matchare al viso del paziente e ai modelli anche delle CBCT, quindi avere anche la situazione radiografica del nostro paziente. Possiamo addirittura inserire i movimenti mandibolari o una condilografia, in maniera tale poi da poter fare una progettazione digitale individualizzata. Una delle critiche che si faceva al digitale inizialmente era quella di fare denti tutti uguali. Adesso chi utilizza il digitale potrà confermarlo sicuramente, il digitale è estremamente individualizzato, invece. È proprio, secondo me, lo strumento più adatto a individualizzare i restauri per il nostro paziente, per il singolo caso clinico. Una progettazione digitale che sicuramente è da sviluppare in futuro, perché tutto quello che avete visto non è ancora, ben coordinato, inserito in un unico software, è molto da sviluppare. Però è interessante l'idea.
È interessante l'idea di inserire dei valori e di studiare il caso clinico del paziente. Noi possiamo avere possiamo gestire molti più dati rispetto all'analogico. Abbiamo molte più possibilità. Quindi l'idea del paziente virtuale è sicuramente un'idea che parte ora, ma sarà sviluppata e sarà molto forte in futuro, che ci aiuterà poi nella progettazione dei restauri o nell'ortodonzia, in qualsiasi altra branca dell'odontoiatria e del digitale. Prima di concludere, voglio dire che il digitale è un percorso che inizia da cose semplici e poi si sviluppa sempre di più. E per questo, devo dire anche uno dei motivi per cui abbiamo scelto gli scanner Sirona all'inizio era che la Desply Sirona Verona ha un'academy che è unica in tutto il territorio mondiale, addirittura non esiste un altro esempio nel mondo, ha un'academy dove vari professionisti fanno vari corsi sul digitale, ma non solo, partendo da livelli base fino ad arrivare a livelli estremamente alti. Quindi ogni professionista ha il suo campo di interesse, dove ha approfondito maggiormente. Andiamo quindi dall'estetica con le faccette, alle rialzi di dimensione verticale, agli impianti. E questo è estremamente utile perché una delle paure più grandi è lanciarsi in una tecnologia nuova e poi rimanere soli. Da questo punto di vista, il plus in più è che chi si approccia alla tecnologia digitale non è solo, ma anzi può essere aiutato, può essere seguito. A tal proposito, sempre alcuni mesi fa abbiamo sentito l'esigenza di creare, oltre all'Accademia Verona, anche un'altra accademia, che è l'Accademia Italiana di Odontostomatologia Digitale, sempre un gruppo di cultori della materia, in cui c'è un confronto attivo tra tutti i professionisti iscritti, perché molto importante secondo me in questa fase è confrontarsi per crescere, far crescere il digitale in maniera veloce e coerente, per cui vi consiglio di visitare tutti e due i siti, sia il sito dell'Academy che il sito dell'IODM, ma anche le pagine Facebook. Adesso ho veramente concluso, vi ringrazio dell'attenzione e sono a vostra disposizione per le domande. Grazie mille, dottor Giulio Dori. Abbiamo la prima domanda. L'asse di posizionamento del sensore può essere anche inclinato rispetto al moncone? Allora, la tecnica di scansione del moncone, oggi non c'era tempo per far vedere anche quella, comunque è una tecnica, non è che uno si posiziona sul moncone e viene automaticamente scansionato tutto. Noi dobbiamo fare una prima scansione che magari va in senso occlusale, ad esempio da distale verso mesiale, poi una scansione che va da vestibolare a linguale e poi possiamo inclinare lo scanner nelle zone interprossimali, che sono le zone più delicate, dove abbiamo le informazioni più importanti, perché abbiamo la morfologia dei denti decenti, ad esempio per i punti di contatto, e abbiamo le zone di preparazione, che di solito sono quelle più profonde, le zone interprossimali, dove dobbiamo far arrivare bene la luce. E in questo caso, quindi, dobbiamo inclinare il nostro sensore in base alla scansione che stiamo eseguendo. Quindi, se stiamo scansionando la parte occlusale, vestibolare e linguale, comunque dobbiamo eseguirle tutti. Anche in questo caso, non tutti gli scanner sono uguali. Ad esempio, Primescan da questo punto di vista facilita molto la scansione perché ha proprio una tecnologia nuova in cui riesce a curvare i raggi periferici e andare a leggere bene anche i sottosquari tenendo il puntale dritto. Per la scansione del viso Un'altra è domanda? Sì, sì, l'altra avete programma per la domanda è scansione del quale... viso? Esatto. Il programma ve lo leggo come è scritto, si chiama Bellus 3D, si trova gratuitamente su qualsiasi cellulare, lo potete scaricare o tablet e poi eseguire le scansioni. Allora, leggo io. Come preferisce, leggo io. Quanto allunga la curva di apprendimento passando dall'impronta analogica a quella digitale? Questa è una bellissima domanda. Diciamo che rispetto a qualche anno fa, adesso la curva di apprendimento si è ridotta notevolmente. Abbiamo un sacco di ausili, di aiuti che ci facilitano l'impronta, come abbiamo visto, abbiamo un puntale che si autoriscalda per cui non si appanna, abbiamo i software che tolgono già gli artefatti, abbiamo dei sensori più evoluti per cui riescono a leggere meglio i dettagli. Sicuramente. Poi dipende, è soggettivo ovviamente la curva di apprendimento, ma
credo che qualche decina di scansioni per essere al top servano. Il consiglio che vi do è partite sempre da cose semplici, non partite subito con casi complessi, sottogengivali, perché sono le cose un pochino più critiche. Partite con una bella intarsio, con una bella corona, con una spalla arrotondata per cui si vede bene il margine, oppure con dei modelli di studio, ad esempio. Iniziate a scansionare. Io credo che già dopo una decina, 15 scansioni, siete già abbastanza esperti con questi nuovi scanner. In passato, secondo me, era molto molto più lunga. Poi anche qui è soggettiva, c'è chi si trova bene con lo scanner appena impugnato. L'altra cosa che potrebbe dare un pochino di fastidio è la visione indiretta, cioè il fatto di guardare uno schermo mentre ci si muove in bocca, però anche quella è una questione di abitudine. Diciamo che fondamentalmente la curva di apprendimento si è ridotta molto. Un'altra Allora, domanda, come si inviano i file delle scansioni al laboratorio? Il file di lezione per inviare al laboratorio, come detto prima, è il file STL, in formato STL, che è un formato universale. Comprime, Scanner Omnica, me lo mandate via internet, via mail. Se utilizzate invece un flusso Sirona, quindi se il vostro laboratorio è anche il software InLab, potete usare altri formati in cui ci sono anche più dettagli, che sono ad esempio il formato DXD, oppure, come ho fatto vedere prima, la possibilità di tracciare un margine e inviarlo tramite un portale direttamente al laboratorio. Quindi fondamentalmente viaggiano su internet, non servono chiavette o altro, sono file gestibili su internet ed è abbastanza semplice, si esportano in pochissimo tempo. Un'altra domanda, è possibile eseguire scansioni intraorali per riabilitazioni full arch? Sì, abbiamo visto all'inizio un esempio. Nell'ultimo anno, due, l'accuratezza dei software è nettamente migliorata, quindi possiamo eseguire anche scansioni full arch. L'unica cosa che dobbiamo stare attenti in questo caso è avere dei jig o comunque dei stop occlusali per mantenere la dimensione verticale della paziente, quindi, o del paziente, e non far perdere dimensione verticale al paziente. Comunque sì, possiamo, su dente naturale possiamo tranquillamente scansionare dei full arch, anche su impianti. L'unica cosa potrebbe essere proprio la passività delle barre, ma se no, se facciamo cementato, facciamo econometrica, non c'è assolutamente problema. Ancora una domanda, è possibile effettuare la scansione di elementi metallici? Sì, i nuovi scanner riescono a scansionare senza l'utilizzo di polveri anche il metallo, come potrebbero essere dei vecchi restauri in metallo, in oro o delle vecchie amalgame. Ovviamente dobbiamo stare un pochino più attenti a riuscire a gestire bene la luce, perché comunque più il metallo è lucido, più ovviamente può rispecchiare, però non ha grossi problemi. Ah, un altro consiglio che vi do quando scansionate è di togliere la luce del riunito dalla bocca del paziente. Sono strumenti ottici per cui emettono loro il loro fascio di luce ed è bene non disturbarlo con la luce del riunito. È possibile scansionare in maniera corretta le preparazioni sottogengivali, in particolare quella a finire? Sì, è possibile, l'abbiamo visto durante la presentazione. Richiede una certa confidenza con lo scanner e anche con la gestione dei tessuti. Dobbiamo vedere che tipo di scanner abbiamo, qual è la distanza focale di questo scanner. Ovviamente una distanza focale ampia facilita la scansione sottogengiva. Dobbiamo essere noi molto bravi nella gestione dei tessuti gengivali, quindi dobbiamo avere gengive che non sanguinano, dobbiamo discostare bene i tessuti con la tecnica doppio filo, con il provvisorio, però gli scanner si riescono a leggere a livello sottogengivale adesso, molto bene. Io utilizzo tantissimo perché facciamo in studio tantissima BOPT, per cui tantissime preparazioni a finire sottogengivali e ormai vanno via tutti in digitale. Rispetto a 2 anni fa in cui avevo il problema di essere qualche volta corto o comunque giusto giusto, adesso addirittura ho dei casi in cui devo accorciare il mio restauro perché siamo più lunghi di quello che ci serve in realtà. Bene, credo che le domande siano terminate. A questo Grazie. punto,
Sì, ringrazio il dottor Giulio Dori per la sua chiarezza espositiva e per la sua disponibilità. Ringrazio tutti voi che avete partecipato a questo webinar. Qualora foste interessati ad altri webinar di Danceprice Irona, potete consultare il nostro sito aziendale. Auguro a tutti voi una buona serata. Buona serata a tutti, grazie a voi dell'attenzione, grazie mille.